Questa è la storia di un'amicizia estiva che nasce online, di una sintonia che cresce rapidamente, messaggio dopo messaggio, fino alla voglia di incontrarsi dal vivo, di scambiare due chiacchiere guardandosi negli occhi. Questa, però, è anche la storia di un incontro sbagliato, di una serata che si venerà di sfumature così nere da sconvolgere un'intera nazione. Stai ascoltando Educazione Criminale e mettiti comodo, questo è il caso di Eleni Topalodi. Benvenuti in Grecia, terra ricca di storia, bagnata da un mare cristallino, dove la bellezza si nasconde dietro quasi ogni angolo. Più precisamente, ci troviamo in una delle sue 227 isole, una delle più grandi, l'isola di Rodi. È qui che vive la 21enne Eleni. Si è trasferita sull'isola da poco tempo, è originaria di un piccolo paese sul confine nord-orientale della Grecia, dove è cresciuta in un ambiente sereno e tranquillo. Un posto forse troppo tranquillo per una giovane donna estremamente intelligente e ambiziosa, che è sempre stata tra le più brillanti dell'istituto durante l'intero percorso scolastico. All'età di 18 anni, Eleni parla perfettamente inglese e arabo, oltre ovviamente al greco. Sebbene l'affetto per la famiglia sia enorme, la necessità di indipendenza comincia a bussare forte alla sua porta, così come la voglia di confrontarsi con un mondo diverso dalla realtà di campagna dove è cresciuta. Una volta diplomatasi al liceo, Eleni decide di trasferirsi sull'isola di Rodi. È lì che frequenterà l'Università dell'Egeo. E sin da subito, la vita sull'isola la travolge, un vero e proprio amore a prima vista. Non impiega molto a immergersi nello stile di vita isolano, tra aperitivi nella città medioevale e avventure alla scoperta di posti meno turistici ed incontaminati. Si innamora dell'atmosfera rilassata dell'isola, dei suoi abitanti amichevoli ed accoglienti, tanto che scrive ai genitori che il suo sogno sarebbe quello di poter vivere lì per sempre. Sono trascorsi adesso 4 mesi da quando Eleni si è trasferita a Rodi. Ha cominciato a coltivare diverse amicizie. La sua voglia di scherzare e la gioia di vivere in un posto che ama contagiano di positività anche le persone che le stanno più vicino. È il 4 novembre del 2018. Il turismo che ha affollato l'isola nei mesi estivi ormai è alle spalle, ed i ritmi e le abitudini degli isolani tornano verso la normalità. Eleni sta navigando su Facebook quando riceve una nuova richiesta di amicizia. Si tratta di un ragazzo che non conosce, ci pensa un attimo e poi incuriosita accetta. Si chiama Alexander Luca. Alexander lavora attualmente sull'isola. Si è trasferito lì da quasi un anno dopo essere andato via dalla sua terra natale, l'Albania. Le foto del suo profilo mostrano un ragazzo sorridente a cui piace mantenersi in forma. Partecipa spesso alle maratone locali promosse da enti benefici. Dopo una serie di messaggi di rito, i due ragazzi scoprono di avere molto in comune, in particolare una passione per i viaggi e un amore viscerale per l'isola in cui vivono. Interessi in comune che rompono il ghiaccio iniziale e che nei giorni che seguono gli portano ad intensificare lo scambio di messaggi. L'evoluzione naturale è quella di programmare un incontro di persona. Qualcosa di semplice, giusto per scambiare due chiacchiere e trascorrere un po' di tempo insieme. Si mettono d'accordo per un kebab. Lui si offre di passarla a prendere alle 22 del martedì seguente e lei accetta. Sono le 21.50 ed Eleni sta fumando una sigaretta in balcone nell'attesa che arrivi Alexander. Dopo un pomeriggio in cui il sole si è alternato a brevi temporali, adesso l'aria è fresca e piacevole. Sono sotto casa tua. Un messaggio sul cellulare avvisa Eleni che Alexander è arrivato. Un ultimo tiro alla sigaretta e si avvia verso l'uscita. Le telecamere di sorveglianza riprendono Alexander mentre cammina avanti e indietro davanti al suo portone nell'attesa che lei esca dall'edificio. È arrivato a bordo di un fuoristrada che ha parcheggiato poco distante. Quando Eleni esce, lui l'accoglie con un sorriso ed un bacio sulla guancia, poi si avviano verso la sua auto. Ed è qui che il sorriso della ragazza si spezza per la prima volta. Mentre sale e si accomoda sul sedile anteriore, si accorge che seduto dietro nel veicolo c'è un altro ragazzo. Eleni adesso è sorpresa, anche perché a causa dei vetri posteriori oscurati non se n'era proprio accorta dall'esterno. Sorpresa che si trasforma in confusione, non sa cosa pensare. Che tipo di persona porta con sé un amico al primo appuntamento? E poi senza avvisare. Ma è proprio il ragazzo a fermare il turbinio di pensieri che affolla la sua testa. Si presenta, si chiama Manolis, fa lo chef in un ristorante sul mare. Intanto Alexander avvia il motore e si avvia verso il locale dove ceneranno. Ma chi è questo ospite inaspettato? Si chiama Manolis Kukura e non lavora come chef, in realtà non lavora affatto. Il cognome Kukura è molto noto sull'isola. È il figlio di una famiglia locale benestante e influente, una famiglia che possiede negozi, bar,
ristoranti e oltre più di 30 immobili fronte mare che affitta nel periodo estivo. Un flusso di soldi infinito per un ragazzo di 20 anni. Denaro contante che a Manolis non manca mai e che ostenta con orgoglio non appena ne ha l'occasione. In passato ha avuto una serie di problemi con la legge, dovuti in gran parte ad un carattere che non sa accettare il no come risposta ed a un modo di porsi diretto e sfrontato. È stato fermato 3 volte per aggressione aggravata e in altre 2 occasioni per resistenza pubblica ufficiale. Situazioni in cui Manolis ha perso la testa e la famiglia è intervenuta attivamente mettendo tutto a tacere, evitando così che il figlio finisse dietro le sbarre. Anche il fuoristrada su cui 3 ragazzi stanno viaggiando non appartiene ad Alexander, ed è il padre di Manolis. All'interno del veicolo, intanto, il ragazzo sta mostrando ad Eleni le foto della villa estiva dei genitori. Si trova a Lindos, non troppo distante, da dove stanno andando a cenare. Manolis propone ad Eleni ed Alexander di non sedersi al fast food, di prendere il cibo e poi mangiarlo a bordo piscina della sua residenza estiva. Alexander ovviamente accetta subito. Eleni invece cerca di spiegare che non le sembra il caso, che è solo il loro primo incontro. Inoltre domani dovrà svegliarsi presto per seguire una lezione all'università. Ma Manolis sa essere molto persuasivo. Anche Alexander continua a tranquillizzarla e a scherzare. Alla fine Eleni accetta riluttante il cambio di programma, anche se ormai l'idea di un primo tranquillo appuntamento con un ragazzo simpatico conosciuto su Facebook è svanita del tutto. Dopo aver preso il cibo da sporto, i 3 ragazzi sono adesso a meno di 5 km dalla villa estiva della famiglia Kukura. E più i chilometri diminuiscono, più il disagio della ragazza aumenta. Si rende conto di essersi fatta coinvolgere in una situazione che non la fa stare tranquilla. Che per non sembrare guastafeste e maleducata, si sta affidando di 2 persone che alla fine non conosce affatto. Manda quindi un messaggio ad una delle sue amiche, le chiede per favore di chiamarla tra un'ora. Ma quando alle 23:20 la ragazza chiama Eleni, il suo cellulare deve la chiamata direttamente alla segreteria telefonica. Forse il telefono ha esaurito la batteria o forse Eleni ha cambiato idea. Quello che la sua amica non sa però è che nessuno di questi 2 scenari corrisponde alla realtà. Non sa che Eleni non avrebbe mai più fatto ritorno a casa dopo quella notte. I primi raggi del sole si stagliano sugli scogli e si immergono nel mare cristallino. 2 ragazzi si sono svegliati all'alba per un po' di pesca mattutina e stanno scendendo tra le rocce per trovare il punto più adatto. Ed è lì che, scrutando lungo la costiera, notano un particolare che attira la loro attenzione. Si avvicinano con curiosità che presto però si trasforma in orrore quando si rendono conto che quello che stanno osservando è un corpo umano, a testa in giù, e con dei lunghi capelli neri che coprono la schiena bianca. Avvisano immediatamente le autorità che giungono poco dopo sul posto isolando l'accesso alla scogliera. È solo per puro caso che il corpo sia stato rinvenuto quella mattina. L'acqua bassa a causa della marea e delle forti onde ha impedito che fluttuasse via durante la notte. In quel caso difficilmente sarebbe stato mai trovato. Il corpo è quello di una giovane donna con lividi e segni così profondi da renderla del tutto irriconoscibile. L'unica caratteristica distintiva che gli agenti riescono a individuare è un tatuaggio, una rosa sulla caviglia sinistra. Nell'attesa dell'arrivo dei risultati forensi, gli agenti procedono interrogando i negozi di tatuaggi della zona nella speranza di trovare una corrispondenza. Non trascorre molto tempo e i loro sforzi vengono ripagati. Il corpo viene identificato, è il corpo della 19enne Eleni Topolodi. Viene informata la famiglia che sconvolta si precipita con il primo aereo sull'isola. Emergono intanto dei particolari inquietanti di una cattiveria selvaggia e prolungata nei confronti della giovane donna. Nel referto, il medico legale scrive che la maggior parte delle numerose ferite sono avvenute prima della discesa rovinosa lungo la scogliera. Le caviglie della ragazza sono legate tra loro con una corda robusta ed i lividi e i segni sul corpo sono fin troppo evidenti. Le indagini partono rapidamente e trascorrono solo 8 ore quando una prima parte della verità comincia ad emergere. È sufficiente analizzare le telecamere di sorveglianza nella via dell'appartamento di Eleni. Sia Manoli che Alexander vengono arrestati e presi in custodia poco dopo. È nella stazione di polizia di Lindos che inizia un lungo interrogatorio, in cui 2 ragazzi vengono sentiti separatamente. Entrambi si dichiarano totalmente estranei alla vicenda, ma mentre Manolis rimane fermo nelle sue posizioni, Alexander, dopo 2 ore e mezza di domande incalzanti, cede. Ed è qui che lentamente comincia a raccontare gli eventi della notte appena trascorsa. Poco dopo aver ritirato il cibo dal fast food, si sono diretti verso Lindos, meta la casa estiva del padre di Manolis. Una volta arrivati, si sono accomodati sulle sdraio a bordo piscina ed hanno mangiato i loro kebab e bevuto un paio di drink. È solo dopo aver cenato, però, che sono venute alla luce le vere intenzioni dei 2 ragazzi.
Alexander dice che scherzando hanno proposto alla ragazza di andare a letto con entrambi, che Eleni è rimasta scioccata ed è piombato un silenzio imbarazzante tra di loro. Poco dopo, lei ha chiesto se potevano riportarla a casa, che la stavano aspettando. È quando ha preso il telefono per cercare di chiamare un taxi che la situazione è precipitata verso un abisso sempre più oscuro e violento. Lei ha provato a reagire, a ribellarsi, ma i due ragazzi sono riusciti ad immobilizzarla e a portarla nel piano interrato dell'abitazione. Ed è qui che è avvenuta la violenza sulla ragazza tramortita. Quando Eleni ha ripreso conoscenza, ha reagito urlando nel tentativo di attirare l'attenzione di qualche vicino. Ha gridato che li avrebbe denunciati, di lasciarla andare subito. E a queste parole che Manolis ha indossato una maschera se possibile ancora più spietata e violenta. L'eventualità che quanto successo venisse alla luce è qualcosa che non poteva accettare. Ne andava della reputazione della sua famiglia. Alexander racconta che il ragazzo è letteralmente impazzito, che ha provato a fermarlo ma era impossibile. Che Manolis l'ha colpita ripetutamente alla testa con un ferro da stiro, ma che la ragazza ciononostante respirava ancora. Che allora gli ha ordinato di caricarla sul fuoristrada e che insieme si sono diretti verso una scogliera a circa 4 km, per poi gettarla nell'acqua sottostante. Un volo di 10 metri, con Eleni ancora cosciente ma paralizzata dal dolore e impossibilitata a nuotare a causa delle caviglie legate. Sono poi tornati nell'abitazione, dove hanno cercato di ripulire velocemente. Il tutto in maniera approssimativa però, tanti schizzi di sangue verranno rinvenuti sia sul soffitto che sul pavimento del seminterrato, oltre che sulla scala ed in cucina. Hanno poi raccolto i vestiti di Eleni e sono tornati nel punto in cui l'avevano lasciata cadere. Hanno gettato quanto raccolto oltre il bordo della scogliera, ma a causa della pendenza e del vento forte, i vestiti sono rimasti impigliati tra i cespugli lungo la scarpata. Il processo che seguirà avrà effetti rivoluzionari nel sistema giudiziario greco. Anche perché l'indignazione per quanto avvenuto e soprattutto la diffusione tramite i social veicoleranno in breve la notizia come mai è avvenuto prima nella nazione. Sarà proprio questo caso a far nascere un dibattito che porterà sempre più donne a denunciare gli abusi subiti. La famiglia Kukura ingaggia un pool di avvocati tra i più famosi e costosi della Grecia. Manolis nel corso delle udienze viene descritto come un partecipante riluttante alle vicende, succube della volontà di Alexander, un immigrato dal dubbio passato che ha influenzato negativamente il ragazzo. Sarà però quanto riportato da un giornalista che affosserà per sempre la posizione di Manolis. Vengono documentati altri 4 casi di violenza contro ragazze. In tutti questi casi però la famiglia aveva elargito laute somme di denaro, riuscendo a silenziare il tutto. Ciò nonostante, durante il processo gli avvocati di Manolis iniziano un vero e proprio meccanismo di colpevolizzazione della vittima, che consiste nel trasferire parte della responsabilità della violenza alla persona che l'ha subita. Eleni viene descritta come una donna dissoluta, dipinta come mentalmente instabile e con un temperamento incline alla provocazione. Uno degli avvocati difensori, nel corso di un'udienza, ha affermato: «Non riesco ad immaginare onestamente nessuna violenza in questo caso». Tanto più che il corpo è stato ritrovato con ancora indosso il reggiseno. Portano alla luce anche il fatto che non era la prima volta che Eleni subiva un'aggressione simile. Era successo 2 anni prima, quando l'aggressore l'aveva filmata e poi ricattata di diffondere le immagini se lo avesse denunciato. Fu la stessa polizia in quell'occasione a consigliarle di mettere tutto a tacere. D'altronde fino al 2018 i dati sulle condanne per reati di questo tipo erano praticamente assenti in Grecia. Solo 4 persone di media all'anno denunciate, e di queste meno del 25% dei processi terminato con una condanna. Condanne che nella quasi totalità hanno portato dopo 6 mesi ad una sospensione della pena. Nel dibattimento finale del processo, la procuratrice Aristotelia Togka ha affermato: «Mi vengono assegnati 1500 casi al mese. Questo caso però mi ha sconvolta. Ho sentito la voce della madre che mi chiedeva di conoscere la verità. Anche io volevo la stessa cosa. La verità grida, lasciamo che la giustizia prevalga, anche a costo di far crollare il mondo intero». I presunti legami politici della famiglia di Manolis non saranno sufficienti ad influenzare la sentenza in questo caso. Alexander e Manolis, entrambi 20enni, vengono condannati all'ergastolo. La famiglia di Eleni ha creato una campagna contro il femminicidio che tuttora non è riconosciuto come un reato in Grecia. Spesso vengono presentati come crimini passionali o conseguenza del troppo amore.